I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. TGR, giornale radio della Lombardia. Un uomo di 53 anni è morto travolto dal crollo di un albero appesantito dalla neve. È successo ieri nel Varesotto. Le forti nevicate hanno creato disagi sulle strade. Intervento nella notte degli uomini della Croce Rossa di Pavia sulla A7 per assistere gli automobilisti bloccati dal maltempo. Decreto di Natale, confermati i limiti agli spostamenti nelle festività. Fontana, temo una fuga di massa come a marzo. L'arcivescovo di Milano Mario Delpini alla città: stiamo vivendo un'emergenza anche spirituale, dice, adesso tocca a noi aggiustare il mondo. Questi titoli di oggi. Sabato 5 dicembre la Chiesa Cattolica festeggia San Saba, Archimandrita, Abate. Prima edizione del Gazzettino Padano, giornale Radio Rai della Lombardia. Buona giornata da Laura Longo, in onda dagli studi Rai di Corso Sempione, grazie alla regia tecnica di Bianca Maria Bezzecchi, che saluto e ringrazio. Subito gli aggiornamenti sul traffico, sulla viabilità con appunto Radio Traffic. Buon inizio di giornata. In provincia di Bergamo, sulla strada provinciale 170 Rivierasca, è segnalato un incidente all'altezza di Calusco d'Adda. Possibili disagi per un altro incidente sulla strada provinciale 23 di Como Lomazzo Bizzarrone, all'altezza di Guanzate. Ci spostiamo poi sulla 9 Milano Como, si viaggia in coda per operazioni doganali tra Como Nord e Chiasso, uscita merci in direzione Milano. Vi segnaliamo poi che a causa della neve la 7 Milano Genova è chiusa dall'allacciamento con la tangenziale ovest a quello con la 21 in direzione Genova, e chiusa poi l'entrata di Binasco in entrata in direzione Milano. È tutto per questo primo appuntamento, la linea torna allo studio. E per le previsioni del tempo la linea va al Centro Geofisico Prealpino di Varese, a Camilla Galli. La bassa pressione con minimo sulla Manica continua a far affluire masse d'aria umida ed instabile verso le nostre regioni. A metà giornata riprenderanno le precipitazioni, ma la neve cadrà solo al di sopra dei 500 metri. Non sono previsti cambiamenti, almeno fino a mercoledì prossimo. Previsioni oggi molto nuvoloso, coperto, asciutto al mattino, poi ripresa delle precipitazioni. Neve inizialmente sopra i 1000 metri, poi anche a 800 metri. In serata asciutto su buona parte della regione, ma ancora nevicate dalla Valtellina al Garda. Temperature massime tra 3 e 6 gradi, minime tra meno 1 e 2, zero termico, sale in serata fino a 1500 metri. Domenica fino a metà giornata molto nuvoloso, coperto con piogge deboli e neve oltre 800.000 metri. Nel pomeriggio fenomeni dal Mediolario alla Valtellina al nord Garda. In seguito a tratti asciutto, temperature massime in lieve aumento. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Il Gazzettino Padano. E in apertura al maltempo, lo abbiamo sentito dagli aggiornamenti sul meteo all'inizio del nostro gazzettino, continua a nevicare sulla Lombardia almeno sopra i 500 metri, particolarmente colpita la zona del nord-est, con disagio alla circolazione stradale e ferroviaria. Questa notte alcune squadre della Croce Rossa di Pavia sono dovute intervenire sulla A7 in direzione Genova a supporto degli automobilisti bloccati dal maltempo, e purtroppo le abbondanti nevicate hanno causato anche una vittima nel Varesotto. Un uomo di 53 anni è morto travolto dal crollo di un albero appesantito dalla neve. Aveva voluto immortalare la forte nevicata con un video postato in rete. Poco dopo, tornando a casa dal lavoro, è stato travolto da un albero carico di neve. Franco Giovagnello, operaio 53enne di Vergiate, provincia di Varese, è morto nel tardo pomeriggio nei pressi di Gola Secca, travolto dalla pianta che non ha retto al peso della neve. Ha avuto la forza di liberarsi e chiedere aiuto, ma l'intervento di vigili del fuoco, 118 e carabinieri è stato inutile. Claudio Ventimiglia è sindaco di Gola Secca. Era diretta da Gola Secca verso Vergiate e nella zona boschiva un albero è caduto con il peso della neve colpendolo. La neve è caduta per oltre 24 ore soprattutto nel nord-ovest della Lombardia, creando difficoltà su strade e ferrovie, moltissimi gli interventi proprio per alberi caduti. A Varese è stata chiusa la carreggiata dell'autostrada 8 in direzione nord per traffico fermo sulla viabilità ordinaria. Non nevicava così da moltissimi anni, ha scritto il primo cittadino di Varese. La neve continua a cadere abbondante, senza tregua. La tensione resta alta per le prossime ore, le condizioni meteo non sono previste in miglioramento. Federico Simonelli, TGR Lombardia.
Con 42.276 tamponi effettuati, sono 4.533 i nuovi casi di positività. Il rapporto sale al 10,7%, in crescita, in leggera crescita rispetto al giorno precedente. Scende invece il numero dei ricoveri sia nei reparti di terapia intensiva sia negli altri reparti, più che dimezzati i morti rispetto a ieri, che passano da 347 a 147, per un totale di 22.773 morti in regione dall'inizio della pandemia. Questi sono i dati, mentre ieri è entrato in vigore il nuovo DPCM con le misure anti-Covid per il periodo natalizio, misure che però non piacciono a Palazzo Lombardia. La Lombardia per ora resta arancione. Ministro Speranza, come previsto, ha infatti prorogato l'ordinanza. Il passaggio in zona gialla non potrà avvenire prima dell'11 dicembre. Secondo il presidente Fontana, il 19 e 20 di questo mese, ultimo fine settimana di libera circolazione prima del blocco natalizio deciso dal governo, si rischia la fuga di massa dal nord. Chiudere tutto in una giornata così specifica comporta il rischio che ci possa essere un assembramento, che ci possa essere troppa gente che si muove e che si crea una situazione peggiore che non lasciare che la gente se ne torni a casa gradualmente. La Lombardia contesta anche il divieto di uscire dal proprio comune nei giorni festivi più importanti, Natale, Santo Stefano e Capodanno. Nell'ultimo bollettino intanto casi in rialzo, ma con più tamponi, 147 i decessi. Diminuiscono ancora i posti occupati nelle terapie intensive negli altri reparti. Le altre regole, per la sera dell'ultimo dell'anno, coprifuoco prolungato dalle 22 alle 7 del mattino, ristoranti aperti a pranzo anche a Natale, centri commerciali chiusi nel fine settimana, i negozi invece potranno stare aperti fino alle 21, quarantena per i rientri dall'estero. Andrea Silla, TGR Lombardia. L'intenzione del governo è quella di evitare l'effetto Ferragosto e una terza ondata di contagi che metta ancora una volta in sofferenza il sistema sanitario locale. A Como intanto si portano avanti, negli spazi dell'ex ospedale Sant'Anna è stato allestito un nuovo ambulatorio anti-Covid. Un ambulatorio territoriale unico per individuare i casi di Covid e fare le prime visite specialistiche. Lo ha aperto l'azienda sanitaria di Como, negli spazi del vecchio ospedale Sant'Anna, per alleggerire la pressione su pronto soccorso e medici di base e indirizzare in un solo luogo designato tutti i pazienti con sintomi sospetti, che vengono subito presi in carico, come ci spiega il direttore sociosanitario Raffaella Ferrari. Il paziente quando entra viene subito sottoposto a un test rapido, nel caso fosse positivo abbiamo la possibilità di confermare questa positività attraverso la nostra postazione per i tamponi molecolari. Dopodiché abbiamo l'esame radiografico, la lettura immediata e la visita specialistica. Il servizio è già attivo in via sperimentale per i pazienti di due piccoli comuni. Nei prossimi giorni aprirà anche a quelli di Como e zone limitrofe e si doterà presto anche di un settore pediatrico. Como, Chiara Rancati, TGR Lombardia. E di pandemia ha parlato anche l'arcivescovo di Milano Mario Delpini nel tradizionale discorso alla città in occasione dei festeggiamenti per il patrono di Sant'Ambrogio. Il grazie a chi è rimasto al suo posto durante questi mesi difficili di emergenza e l'esortazione tocca a noi tutti insieme. Ieri l'arcivescovo Mario Delpini nel tradizionale discorso alla città che apre le celebrazioni per la festa di Sant'Ambrogio, patrono di Milano della diocesi, ha usato parole nette nel richiamare alla speranza, ad investire nel futuro, responsabilità collettiva. Ad ascoltare le principali autorità civili, politiche e militari, rappresentanti di enti e associazioni, posti distanziati, presenze contingentate, come impongono le norme anti-Covid. La pandemia ha decretato il fallimento dell'IVA, ha scandito nella Basilica di Sant'Ambrogio. Serve una visione condivisa contro l'individualismo e la paura, e la famiglia per l'arcivescovo deve essere al centro di questa visione. Tutti devono sapere che c'è una porta alla quale si può bussare. Neppure chi ha scelto di vivere solo deve essere abbandonato. Perché, ha avvertito Monsignor Delpini, è la famiglia che genera la società e quando la famiglia è malata, tutta la società è malata. Donatella Negri, TGR Lombardia. Ed è arrivato il momento della nostra edicola, la selezione dei titoli di prima pagina curati oggi da Antonello Marzio.
Dalle pagine interne del Corriere della Sera, la Lombardia presto zona gialla è il titolo, ma i cittadini restino prudenti, sono le raccomandazioni del virologo Fabrizio Pregliasco. Le esigenze dei singoli sono sacrificabili, spiega il virologo, ma l'allarme per una nuova fuga al sud Italia, questa volta potrebbe scattare il 19 dicembre, mette in guardia il presidente della regione Fontana, come riporta sempre il Corriere, che pubblica tra l'altro la notizia di una lettera di Fontana ai pubblici ministeri che lo hanno indagato questa estate per l'ipotesi di frode in pubbliche forniture. Il governatore spiega la difficoltà dei suoi funzionari ad attivarsi per l'acquisto dei vaccini. In prima pagina sull'eco di Bergamo, Bergamo frena l'ondata B se l'indice RT scende a 0,8. Le ATS avvertono, continuiamo però a comportarci con prudenza. Brescia vede giallo, si legge sul giornale di Brescia, ma sui piccoli borghi rischio isolamento. La protesta dei paesini, noi penalizzati dal decreto Natale. Cancellata a Lodi la fiera di Santa Lucia, niente bancarella in piazza, ci segnala il cittadino. Cala la prima neve, arrivano anche i disagi. Paralizzati da una nevicata, automobilisti in coda per ore, cade albero, morto passante. La notizia è in prima pagina sulla prealpina di Varese. Prove d'inverno e qualche disagio solo sui monti per la provincia di Lecco. E a questo proposito sentiamo il direttore Vittorio Colombo. Noi questa mattina apriamo la provincia di Lecco, ahimè, con i soliti dati dell'emergenza Covid. Abbiamo registrato anche ieri 5 vittime, anche una risalita dei contagi, siamo passati dai 68 casi dell'altro giorno ai 121 di ieri, quasi il doppio, ma si discute anche molto ovviamente dei provvedimenti per il Natale rispetto al nuovo decreto del governo. Il caso eclatante è quello di Morterone, il comune più piccolo d'Italia, non potendosi muovere da quel comune durante le feste natalizie, la ventina di abitanti potrebbe essere costretta a rimanere lì blindato sulla montagna. Ringraziamo il direttore della provincia di Lecco, Vittorio Colombo, e proseguiamo con gli altri titoli. Dalle pagine milanesi del quotidiano La Repubblica, piano trasporti per il rientro in classe. Sotto esame le 11 scuole più critiche, istituti affollati e vicini tra di loro. Infine la Gazzetta dello Sport, il piano Conte è il titolo. Oggi a San Siro con il Bologna, nell'anticipo i nero-azzurri si legge a caccia della terza vittoria di fila. Ed è tutto, buona giornata dal Gazzettino Padano.